Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commenta l'episodio 2 di Gegege no Kitaro. Lo commenti anche tu. All'inizio di questo episodio conosciamo alcuni dei personaggi storici della serie di Kitaro. Questi personaggi fanno parte della Kitaro Family, ovvero il gruppo di yokai che lotta insieme a Kitaro. Prima vediamo Konaki Jiji. Secondo le leggende giapponesi, questo yokai pare sia in grado di assumere l'aspetto di un vecchio o di un bambino. In entrambi i casi, lo spirito attira una povera vittima verso di esso e la cattura. Dopo averne raccolta l'anima, diventa improvvisamente una pietra pesante e schiaccia la vittima fino alla morte. Tsunakage Baba, invece, è una strega yokai. Getta sabbia ai viaggiatori e li colpisce sui loro volti. In questo modo li acceca, mentre lei ridacchia e scompare. Lei però non intende causare alcun danno duraturo a nessuno. Itan Momen è anche lui uno yokai, è un rotolo di cotone posseduto che vola durante la notte attaccando spesso le persone e cerca di soffocarle avvolgendosi intorno alle loro facce o bocche. Nurikabe invece è uno spirito che blocca il passaggio di persone che camminano di notte. Come abbiamo visto, Mana, il personaggio nuovo di questa serie, è riuscita a portare in salvo Kitaro dall'attacco dello yokai alla fine dell'episodio precedente. A quanto pare questo demone ha preso di mira Kitaro e sembra essere lui la minaccia da affrontare nel primo arco narrativo. Un altro personaggio interessante e importante per la storia è Neko. Di solito appare umana, ma quando si arrabbia o vede pesci o topi, i suoi occhi diventano dorati e felini e mostra anche le zanne. Questo personaggio non va d'accordo con Nezumi Otoko, che abbiamo visto fare il suo ritorno nella serie all'interno di questo episodio e di cui parleremo più avanti. Neko ha una cotta per Kitaro, che in passato nei vari adattamenti per la maggior parte delle volte l'ha sempre vista come un'amica. In questa nuova serie Neko infatti sembra essere molto gelosa di Mana, l'umana che ha salvato la vita a Kitaro. Sia Neko Musume che Nezumi Otoko sembrano essere due personaggi mezzi yokai, metà umani dunque e metà yokai. Spesso è Neko a punire Nezumi Otoko quando commette azioni malvagie, solitamente graffiandolo sul viso con i suoi artigli affilati come rasoi. Di conseguenza Nezumi Otoko la teme e la vede come il suo nemico mortale. In questo episodio infatti questo aspetto viene rispettato e abbiamo visto Neko punire più volte Nezumi. Tuttavia in passato entrambi hanno dimostrato di essere una squadra affiatata in battaglia quando la situazione lo ha richiesto. Neko Musume è apparsa per la prima volta nella storia del manga all'interno di un capitolo chiamato Nezumi Otoko e Neko Musume. Come possiamo vedere dunque la prima apparizione di Neko è legata a Nezumi e per rispettare la tradizione nel momento in cui appare Neko all'interno di questa nuova serie animata vediamo apparire anche Nezumi. Iscriviti al canale fandom. Tanti video, notizie, commenti e teorie. Nezumi Otoko, anche se ha inclinazioni cattive, è l'amico fastidioso e disgustoso di Kitaro. Nelle serie precedenti si è guadagnato il titolo di uomo più sporco del Giappone. Ha affermato di non aver mai fatto il bagno una volta nella vita, sebbene sia stato visto fare il bagno un paio di volte. Si presume che sia nato da un umano e da uno yokai, ma in passato le sue origini sono state raffigurate su un'isola abitata solo da topi, il che implica che i suoi genitori potrebbero essere un essere umano e un topo. È apparso per la prima volta nel manga nel capitolo The Boarding House. Originariamente raffigurato come un seguace di Dracula IV, mentre cercava una nuova casa per il suo maestro, si è imbattuto sulla stessa via di Kitaro. Nezumi Otoko è fondamentalmente inutile in battaglia, ma attraverso il suo ingegno può spesso ottenere un attacco a sorpresa con una delle sue tecniche disgustose. Questo personaggio è frivolo, è facilmente influenzato dai soldi, e per questo motivo i cattivi non hanno problemi a convincerlo a tradire Kitaro con la promessa di denaro o di semplici lusinghe. Spesso causa seri problemi, molte volte è lui a rompere i sigilli degli yokai e a liberarli, proprio come è accaduto in questo episodio. Kitaro quasi sempre lo lascia fuori dai guai con solo qualche piccolo rimprovero. Inoltre, ogni volta che Kitaro ottiene un vantaggio su un nemico, Nezumi Otoko torna sempre immediatamente al suo fianco.
nelle versioni anime è decisamente meno cattivo, in particolare nella terza serie, in cui collabora costantemente con Kitaro. All'inizio della prima serie è raffigurato come un vero amico di Kitaro, non va d'accordo con i gatti e gli yokai felini, in particolare con Neko Musume, che considera il suo nemico naturale. In questo episodio Nezumi libera il Miyage Nudo, uno yokai già apparso all'interno della serie. La leggenda che riguarda questo yokai è la seguente: camminando si potrebbe incontrare un monaco di dimensioni normali, ma quando lo si guarda improvvisamente apparirà leggermente più alto. Quando lo si guarda diventa sempre più alto, così velocemente da non poterlo seguire con gli occhi. Alla fine diventerà così alto da far perdere l'equilibrio e far cadere a terra chi lo guarda. Il Miyage Nudo in quel momento mangerà la gola del povero malcapitato, a meno che questi non gli urli «Miyage Nudo, vedo attraverso di te», facendolo quindi sparire. Questo è dunque ciò che è accaduto all'interno dell'episodio. Lo yokai infatti è sparito nel momento in cui Mana gli ha urlato una frase simile. Kitaro dunque riprende gli elementi della mitologia giapponese e li ripropone all'interno di questa nuova serie del 2018. Una serie che tutti possono seguire. Non è necessario rivedere le serie precedenti, considerando che la maggior parte degli episodi sono autoconclusivi e la nuova serie reintroduce nuovamente i vecchi personaggi. La serie di Kitaro dunque è una di quelle storie senza tempo, che a distanza di anni ritorna sempre e si fa conoscere dalle nuove generazioni di telespettatori che ne ignoravano l'esistenza. Se il primo episodio è servito a reintrodurre Kitaro e inserire il personaggio inedito di Mana, questo secondo episodio serve ad introdurre i personaggi classici della Kitaro Family. Finite le reintroduzioni, la serie potrà partire con una nuova storia, che vedrà Kitaro a caccia degli yokai! Eccoci giunti alla fine di questo video. Vi ringraziamo per averlo visto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo con un amico a cui piace questa serie. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti, iscrivetevi al canale e seguiteci su Telegram, Twitter, Instagram e sulla pagina Facebook. Alla prossima!